The first Sunday Mass after the Epiphany had a special meaning for many Vatican workers. Pope Benedict XVI presided over the baptism of 21 babies, all of whom come from families of Vatican employees. In his sermon, the Pope spoke about the humility of Jesus in his own baptism, carried out by John the Baptist. Quando il Battista vede Gesù che in fila con i peccatori viene a farsi battezzare, rimane spalordito, riconoscendo in lui il Messia, il Santo di Dio, colui che è senza peccato. Giovanni manifesta il suo sconcerto. Egli stesso, il battezzatore, avrebbe voluto farsi battezzare da Gesù. Ma Gesù lo esorta a non opporre resistenza, ad accettare di compiere questo atto per operare ciò che è conveniente ad adempiere ogni giustizia. In the Sistine Chapel, underneath the work of Michelangelo, parents brought forth their children to be cleansed of original sin. Benedict XVI explained the ritual of baptism and the importance it will play in the lives of their children. Attraverso il lavacro dell'acqua, i vostri figli vengono inseriti nella vita stessa di Gesù, che è morto sulla croce per liberarsi dal peccato e risorgendo ha vinto la morte. Perciò, immersi spiritualmente nella sua morte e risurrezione, essi vengono liberati dal peccato originale ed in loro ha inizio la vita della grazia, che è la vita stessa di Gesù risorto. In this special ceremony, the Pope reminded the families that the Church was there to help raise these children in the Christian community. He then prayed that they would all lead full and healthy lives and grow in the love of their families. Padre e Figlio e Spirito Santo.